E anche quest'anno non rinunceremo alla Domenica delle Palme. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, e benvenuti anche da Bouclé su Arte per te, il mio agnellino di Pasqua. No, quest'anno gli agnellini stanno felici finalmente e noi ci dedichiamo alla cura della Domenica delle Palme, che si appresta ad arrivare nelle nostre case e che quest'anno ci vede sprovvisti delle palme che sempre alziamo per essere benedette. Bene ragazzi, non c'è problema. Io credo che mai come quest'anno le palme avranno un significato speciale e che potremo farcele da sole. No, no, non è un tutorial di giardinaggio, è un tutorial di creatività e di buona volontà. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere le palme di Pasqua, come si fanno e come si intrecciano. Ed ecco l'occorrente per la nostra palmetta per la Domenica delle Palme. Allora, acquerelli e il bicchiere per l'acqua, una pinzatrice, forbici, io qui lo spago, ma se voi non avete lo spago a casa potete sostituirlo con del normale cordoncino da cucina, e poi 2-3 fogli di carta da fotocopie, dei normalissimi formati A4. Cominciamo subito e cominciamo proprio col colorare la carta. Con un pennello della carta da fotocopie, un pennello scrausissimo, dell'acqua e degli acquerelli, coloro il mio foglio del colore delle palme. Do un po' di ocra molto diluito e non mi interessa se i fogli si raggrinziscono, anzi meglio, giocherà a nostro favore per simulare ancora meglio le foglie. Ancora un po' di ocra, quindi un fondo disomogeneo. Metto anche un po' di giallo limone qua e là. Voilà, e adesso bagno un po' di terra ombra e schizzo su tutto, pulisco il pennello e un po' lo stiro e un po' lascio qualche macchietta. Arrivati a questo punto lascio asciugare il foglio in piano, dopodiché faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Io lo sto facendo da bagnato, voi fatelo da asciutto perché è più facile che il foglio non si rompa da asciutto. Ok, mettiamo il foglio ad asciugare in piano. Dopo aver fatto asciugare la carta, quello che avremo sarà questo. Ora ditemi, non è uguale al colore delle palmette che vendono fuori dalla chiesa per la Domenica delle Palme? Sì, allora creiamo le nostre palmette. Mettiamo il foglio alto verso di noi, nel senso della sua altezza, e cominciamo a piegare a zigzag. A metà dell'andare tagliamo, ci faciliterà il compito, e continuiamo a zigzagare. A questo punto quello che avremo saranno queste fisarmonichette. Dovremo tagliare i margini, e allora cominciamo a tagliare lungo tutto il margine e arrivando verso l'apice andiamo a creare la punta, così. Voilà, quindi giriamo leggermente, roteiamo il nostro zigzag e partiamo a punta ovviamente, e andiamo quindi a proseguire lungo tutto il margine.
dopo aver ritagliato tutto avremo tanti filini come questo. Bene, mettiamoli uno accanto all'altro ordinatamente. Allora, ho 21 foglioline che compongono la mia palma, ok? 21 striscioline di carta. A questo punto, nella parte inferiore, lì dove le foglioline non finiscono a punta, due belle pinzettate per far sì che i vari foglietti rimangano attaccati tra loro. Adesso dobbiamo cominciare a intrecciare la nostra palmetta. È molto semplice, l'importante è che mi seguiate bene. Prendo il primo foglietto esterno, lo piego così col dito in mezzo, così, e lo giro da questo lato e voilà, lo porto da questo lato e faccio la stessa cosa dall'altra parte, proprio a formare una X, vedete, così. Adesso prendo il secondo foglietto d'esterno e passandolo da sotto lo faccio andare accanto al precedente, così. Quindi vado dall'altra parte, ricordatevi che stiamo facendo una treccia, mi rendo conto se la prima foglia passa sopra o sotto questa. Nel mio caso passa sotto, allora io la seconda foglia la faccio passare sopra, così, e sotto la seconda, e tiro, voilà, 1 e 2. Ci siamo? Quello che avremo fatto sarà questo. Tirate bene man mano le foglioline e procediamo via via così. Lo facciamo lentamente insieme. Prendo la terza fogliolina, passo, quindi come sempre la piego sull'esterno, giro, passo questa volta sopra, la foglia è libera, quindi passo sopra, poi sotto e mi affianco a quelle di sinistra, così. Quindi prendo dal mazzo di sinistra un'altra fogliolina, questa passa sopra, quindi in questo caso lei girando passa sotto e la tiro, poi passa sopra la seconda e sotto la terza e la tiro ben bene e la accosto alle foglie che mi ritroverò sulla destra. Man mano che vado avanti col lavoro, un'accortezza che devo avere è tirare sempre bene le foglie in modo che il lavoro mantenga un assetto ordinato. E intreccio così 6 capetti, quindi devo avere 6 di queste da una parte e 6 di queste dall'altra come minimo. Tengo in mano gli ultimi 3 e lascio andare gli ultimi 2, ok? Adesso questi li lascio liberi qui sulla sinistra, questi costituiranno il ciuffetto di centro e questi invece andranno a completare la palma. Cosa faccio? Prendo l'esterno, lo piego, passo sotto questo e lo porto qui, così. Prendo l'esterno, lo piego anche da questo lato, passo sotto e poi di nuovo qui, ok? Quindi prendo l'esterno, la piego, passo sotto ed ecco qui. In pratica continuo la treccia però solamente con questi fili, con questi ultimi 2 fili che avevo conservato tra le mani, così.
e continuo così a chiudere tutta la treccia. Prendo la treccia, piego, passo sotto e sono arrivata. Prendo la treccia, piego, passo sotto e sono arrivata. A questo punto, dove posso, 1 e 2, chiudo la treccia incastrandola sotto i lembi di carta della treccia precedente. Visto, la chiudo così, quindi metto la linguina qui sotto. Ovviamente questa, non essendo una palma vera, potete anche incollare i pezzettini che non stanno incastrati da soli. Noi procediamo come se fosse vera comunque, e quello che fuoriesce in più così lo tagliamo. Ok, a questo punto da una parte ne ho 3 e dall'altra ne ho 4. Cosa faccio? Piego e rimetto, vedete qui, nella piega del da dove è fuoriuscita la carta. Piego anche qui e tiro, piego anche qui e tiro, così. A questo punto invece da questa parte ne abbiamo un 4. La prima, che è la più esterna, la lascio vuota, perché la prima mi servirà poi per legare il ciuffetto dietro che è rimasto libero. Prendo la seconda, piego e tiro. La terza, piego e tiro. E la quarta, piego, infilo dentro e tiro. Dopodiché taglio le codine che escono in eccesso. A questo punto prendiamo il ciuffetto dietro e creiamo una sorta di taschina che debba contenerlo senza farlo muovere troppo. E allora cosa facciamo? Con la linguetta che c'era avanzata facciamo un giro attorno così, e quindi inseriamo questa linguetta all'interno di una delle fascette che abbiamo subito lì dopo il nostro giro. Quella che ci troviamo più a portata di mano la utilizzeremo per fissare questo lembetto. E tiro ben bene. Anche qui, se volete, un puntino di colla e il vostro lembetto non si muoverà più. A questo punto quello che avremo sarà questo. Quindi prendiamo la parte della linguetta anteriore, pieghiamola su se stessa così e pinziamola come sono normalmente pinzate le palmette che vengono vendute usualmente, e voilà. E adesso questa, una volta arrivati a questo punto, la intrecciamo esattamente come abbiamo intrecciato il corpo centrale di quella principale. Quindi giriamo di nuovo a X così, e poi di nuovo una passa sopra e una così passa sotto. Però questa volta non lasciamo i laterali, ma creiamo tutta la treccia lunga. A questo punto, come prima, non ci rimane che piegare all'altezza della fine della palma e passare avanti o dietro, in questo caso dietro, poi di nuovo avanti, poi di nuovo dietro, poi di nuovo avanti, fino a portarci dall'altra parte, e fare la stessa cosa anche qui. Quindi piegare,
così, portarci dietro, avanti, dietro e avanti, quindi finire la treccia con i lembi che ci sono rimasti. Così, avanti, e quindi qui, se qui siamo andati su, questa la portiamo dietro, così, e poi avanti, così, poi dietro, e poi avanti, e man mano tirare. Arrivati non troppo in là, prima che le punte finiscano, ricordiamoci di piegare le nostre puntine. In questo caso pieghiamole in avanti e inseriamole nei lembetti, quindi 1, 'sto punto manca solo il fiocchetto, che io farò con il cordino. Se voi non avete cordino in casa, potete utilizzare, vi ripeto, anche lo spago per alimenti. Quindi non faccio altro che avvolgere un po' di spago da una parte e dall'altra, fare un nodino e fare un semplicissimo fiocchettino. E che sia una stupenda Domenica delle Palme per tutti. Come vedete, anche senza uscire, con un pochino di carta, un po' di creatività e tanta buona volontà, la nostra palmetta anche per quest'anno potrà benedire le nostre case. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Visto che belle le nostre palme di carta, guardate che da vicino sono uguali, identiche a quelle vere. Potremmo anche pensarci ogni anno questo scempio di piante, potremmo anche voltare a una vena più ecologica, dipingere un foglio e fare le nostre palme da sole. Potete anche magari riciclare della carta vecchia o magari scrivere le vostre preghiere, il vostro sentire sulla carta e poi intrecciare l'ammo di palma. Insomma, declinate voi con la vostra creatività il sentire di questa Domenica delle Palme. Tanto io credo che chi da lassù le benedirà non baderà al fatto che siano di carta, non baderà al fatto che siano vere, piuttosto che sia semplicemente un dito alzato a raccogliere un po' di speranza. Se questo video vi è piaciuto e pensate possa portare bellezza nella vita di qualcun altro, condividetelo sulla vostra pagina Facebook e lasciatemi anche un pollice in su, in modo che questo video veicoli maggiormente sul web. Io vi ringrazio tanto, vi auguro una Domenica delle Palme serena, ricca di emozioni e di grandi speranze, che spero diventeranno presto delle nuove certezze. Vi mando un grande bacio e vi dico sempre che vi voglio bene. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!